Dai braccialetti anti-assembramento alle modifiche al corteo storico, passando infine per il rigido protocollo per scortare la Lancia d'Oro e le zone green per poter festeggiare la vittoria. Così la giostra del Saracino si prepara, dopo 2 anni di stop forzato, ad un'edizione, la 140esima, in tutta sicurezza. Si parte dunque dal braccialetto anti-assembramento e salta fila per assistere a giostra e prova generale. Il giovedì e nel venerdì venivano dati, dopo la verifica del Green Pass, un braccialetto di colore blu, e quindi per consentire un accesso più veloce, e nelle giornate di sabato e di domenica un braccialetto di colore verde per accedere su una seconda fila più velocemente all'interno della Piazza Grande. Braccialetti che sono già stati definiti anti-assembramento, delle regole strette e ferree anche per il corteo storico in centro storico, come potrà avvenire? Sì, il corteo avverrà col solito percorso, diciamo, allargato per tutta la sua ampiezza in piazza Guido Monaco, però non ci saranno esibizioni in Corsa Italia, quindi gli sbandieratori potranno fare le loro figure partendo da via Roma, piazza Guido Monaco e via Guido Monaco nella parte superiore. Corsa Italia, dovranno restare chiuse anche le attività al passaggio del corteo? Esatto, solamente per passaggio per il corteo, quindi per il tempo necessario al passaggio le attività rimarranno chiuse per poi riaprire al momento del fine del corteo. Massima sicurezza anche all'interno della piazza? Sì, la sicurezza chiaramente all'interno. Chi avrà il biglietto, diciamo, ci sarà già una bolla, perché tutti quelli che sono a sedere o hanno il Green Pass o hanno il tampone. Si è pensato anche al post giostra, quindi ai festeggiamenti nel quartiere vincitore, e cosa si potrà fare, come avverranno? Sì, noi si cercherà di far sì che il deflusso della piazza avvenga in maniera più lineare e veloce possibile, affinché il quartiere vincitore si possa recare in cattedrale per la benedizione, per poi trasferirsi all'interno del proprio quartiere.